Adesso cambiamo totalmente argomento perché c'è? C'è un servizio di un coro che ha fatto questo concerto il 4 gennaio, quindi subito dopo Natale, Nuove Direzioni è il nome del coro, diretto da Cinzia Cantoresi. È un coro che ha avuto qualche difficoltà durante il Covid, insomma si è un po', come dire, fermato come chiaramente tanti cori, e quindi ha dovuto ricominciare. E però ha ricominciato, direi, alla grande, e tra l'altro ci annunciava che appunto avrà collaborazioni sia con Ropopò sia con Elso Simone Serpentini per narrare un po', andare in giro, fare degli incontri e degli spettacoli concerto in giro per l'Abruzzo. Quindi è un servizio, un'intervista, con una serie di interviste che andrei a vedere. Il coro nasce grazie a Cinzia Cantoresi, che si prende un po' cura di noi per tutti gli aspetti che riguardano la persona umana, dalla cura delle corde vocali agli esercizi all'arrangiamento delle musiche, che sono varie, perché noi abbiamo portato anche durante il concerto di Natale testi antichi, moderni, in inglese, in italiano, addirittura in africano. Quindi ci divertiamo anche molto perché è vario proprio il repertorio che proponiamo. Dopo 4 anni di fermo per ovvi motivi, Covid, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di riproporci. E abbiamo pensato che Natale fosse stato il momento più bello, il momento migliore. È un'idea che è nata, è venuta a me come direttrice del coro di Voce Bianca del Comune di Teramo. Io ho avuto 22 anni, è nata questa voglia di ricostituire un gruppo amatoriale per stare insieme, cantare e metterci in discussione. Si chiama Nuove Direzioni, e la cosa bella di questo gruppo è il fatto che ogni corista tenta di fare la solista, cioè di essere solista per una sera. E quindi si devono mettere in discussione, naturalmente non forziamo nessuno, però devo dire che tutte quante poi alla fine vogliono farlo. Grazie alla partecipazione alla Notte dei Serpenti abbiamo anche conosciuto diversi cantori che facevano parte del coro. Tra questi Franco Palumbo, detto Ropopò il Cantastorie, che ci ha fatto una proposta. Sta portando in giro in questo periodo, insieme al professor Elso Simone Serpentini, un progetto che si intitola sulle tracce del brigantaggio, che è un racconto animato da canzoni per ricostruire un po' il fenomeno dall'inizio fino a qualche secolo fa. E la proposta è quella di una differente partitura delle canzoni proposte, con una aggiunta che possa valorizzarle e renderle ancora più coinvolgenti grazie all'intervento del nostro coro. Ringrazio sentitamente il Comune di Teramo nelle persone dell'assessore Filipponi e anche del nostro amico Guido Campana, che ci è stato molto vicino, ci ha fatto da supporto. Ci hanno permesso, quindi, queste persone così veramente carine, di poter usufruire di questa sala consigliare a titolo gratuito, ci tengo a dirlo, perché la nostra è un'associazione totalmente gratuita, e volevo ringraziarli sentitamente.